Allora, eccoci qua, una buona serata nuovamente a tutti i nostri telespettatori e nuovamente una buona serata ai nostri ospiti, Lisa Bregantin, il professor Enzo Raise e il professor Marco Mondini in collegamento. Buonasera a voi e grazie di essere qua. Allora, 4 novembre 1918. Abbiamo la dichiarazione che finalmente l'Italia ha vinto. Come ha vinto e tutto quello che è successo fino alla dichiarazione della vittoria e poi anche il successivo, immediatamente dopo, è oggetto di questa trasmissione. Cosa vuol dire? Vuol dire che vorremmo vedere l'altro aspetto che difficilmente è stato presentato della Prima Guerra Mondiale. Fino adesso si è parlato di Caporetto su tutte le televisioni, perché le riconoscenze sono queste, è stato affrontato la battaglia di Vittorio Veneto e quindi la vittoria e va bene, però in retroscena le sofferenze, le problematiche che ha dato questa guerra non sono mai state presentate sufficientemente bene. E allora questa sera cercheremo di supplire a questa carenza perché è la cosa più importante. Si parla di eroi, noi parleremo di vittime. Si parla di sacrifici e noi vedremo chi ci ha guadagnato in questa guerra. Si parla di una vittoria e invece è un fallimento. Poi andremo più approfonditamente perché l'Italia esce dalla Grande Guerra con la modica cifra di 33 miliardi di dollari dell'epoca, sono debiti contratti nei confronti dell'America. Se non ci fosse stata l'America, noi la guerra l'avremmo persa. E questo dà un senso anche alle dichiarazioni poi di Diaz quando dice che noi siamo degli eroi, siamo bravissimi, abbiamo vinto la guerra. Quindi questo è il taglio che vorremmo dare alla trasmissione. Questo è quello che io chiedo ai nostri ospiti e quello che suggeriremo ai nostri telespettatori. E quindi partiamo col primo pezzo, Sì, Tullio. direi che possiamo partire con il bollettino, della vittoria. Torniamo indietro all'ora di un secolo, 102 anni, e ascoltiamo le parole appunto annunciate dopo la firma dell'armistizio. Bollettino della vittoria. Comando supremo 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. La gigantesca battaglia, ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungariche è finita. L'esercito austro-ungarico è annientato, ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta, ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza alle valli che avevano disceso con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz. Ecco, queste insomma le parole che hanno salutato la firma dell'armistizio. Allora, diamo la voce alla nostra ospite, alla dottoressa Lisa Bregantin. Allora, qui la guerra è vinta. Abbiamo vinto la guerra in quell'occasione.
Beh, sì, direi di sì, l'abbiamo vinta la guerra. E dopo, come tutte le guerre, ma come sempre nelle dinamiche complesse, e sicuramente complessa è uno scontro bellico, ci sono tantissimi risvolti che vanno analizzati. Naturalmente la vittoria al fronte è solo una parte di quello che è il grande problema che c'è a monte di una guerra e anche successivamente una guerra nel momento in cui si firma l'armistizio non è conclusa, da tanti punti di vista. Per esempio nella prima guerra mondiale naturalmente c'è tutta la fase transitoria delle occupazioni delle terre che il redente, così come sono sempre state definite, tutta la fase dell'armistizio, ma soprattutto c'è la gestione degli strascichi della guerra, se possiamo chiamarli strascichi, che sono da un lato naturalmente il grandissimo numero di soldati, quindi non è sufficiente mandarli a casa, ma bisogna anche capire cosa questi uomini possono fare a casa, quelli ancora abili, poi ci sono i malati, poi c'è chi è in prigionia e poi c'è tutta la gran parte di popolazione civile, quella che è riuscita a rimanere nelle proprie case, che ha subito comunque le grandi privazioni della guerra, non solo la fame, ma pensiamo anche l'ansia e lo star male per gli uomini al fronte, e poi tutta la gran parte delle popolazioni che sono state sfollate prima nel maggio del 16 e poi soprattutto dopo Caporetto, che si trovavano sparse per tutta Italia. Pensiamo anche a mano poi che queste occupazioni diventano sempre più definitive, quindi i confini italiani si vanno ad allargare, a definire, c'è anche un rapporto con tutta una serie di popolazioni che non sono italiane, quindi c'è un problema grande. E poi c'è il grande problema della politica europea e mondiale che si va a riassestare. Per cui sì, la firma dell'armistizio è la conclusione, è un cessate il fuoco, ma quello che c'è dopo lascia aperto tutta una serie assolutamente di... Sì. Ma questa guerra, sempre perché vogliamo vederla in una maniera, un taglio un po' diverso, era necessaria? Se la si guarda da un punto di vista umanitario, nessuna guerra è mai necessaria. E oggi noi come affrontiamo le difficoltà della politica? I risultati che ha dato questa guerra pagano tutto quello che è successo, cioè i morti, i feriti e tutte le spese e tutto il resto? Beh, ma diciamo che io da questo punto di vista è sempre il discorso che un punto di vista umano non paga mai niente, perché basta una morte perché non sia più perché tutto quello che si è fatto non sia sufficiente. Diciamo che oggi a noi possono sembrarci alcune delle motivazioni che non sono più parte assolutamente della nostra società, ma che allora significavano soprattutto da un paese come l'Italia, l'opportunità di affacciarsi al mondo europeo. Paese giovanissimo, come sappiamo, avevamo poco più di 50 anni allora, quindi un bisogno anche da un punto di vista di politica estera, un riequilibrio nel Mediterraneo. La parte dell'irredentismo, quindi la conclusione del Risorgimento, come sappiamo bene, benché fosse la parte più, diciamo, quella che appariva sui giornali e sulle cronache, era sicuramente quella meno considerata dalla parte politica quando noi siamo scesi in campo. Giriamo la stessa domanda al nostro ospite in diretta, professor Mondini. Ma se la domanda è Se era necessaria questa guerra, alla luce, a parte che col senno di poi tutto è facile da giudicare, ma c'erano quelli pro questa guerra e c'erano quelli contro, e uno aveva un'argomentazione. Quindi oggi le argomentazioni dell'uno e dell'altro sono ancora valide, ed era alla resa dei conti, era necessaria questa guerra.
partiamo dal concetto che la guerra non è mai necessaria, ma fa parte della, purtroppo, della storia. Prego. Come credo che sia ampiamente noto, l'Italia è l'unica potenza europea che entra nella prima guerra mondiale non con il consenso della maggioranza della popolazione e della classe politica, ma contro la volontà della maggioranza della popolazione e della classe politica. Però la domanda va girata. Sì. Era possibile per l'Italia rimanere fuori dal primo conflitto mondiale? Questa è un'altra bella domanda. Prego. Non era possibile perché semplicemente questo avrebbe implicato l'accettazione di un ruolo minore nel consesso delle potenze, e questo l'Italia appena sfondata, l'ha detto giustamente anche Elisa Bregantino, non se lo poteva permettere. E poi, la conclusione della prima guerra mondiale è veramente semplicemente la conclusione di questa avventura così scellerata? In realtà noi dovremmo ribaltare anche qui il punto di vista, prima di tutto perché non è vero che la prima guerra mondiale sia stata letta fino a oggi solo dalla parte degli eroi. Per essere del tutto precisi, è mezzo secolo che la si guarda solo dalle parti delle vittime, e il paradigma del vittimismo è diventato veramente un paradigma dominante, anche molto stucchevole in Italia. Si parla delle vittime, si parla delle vittime nei manuali di scuola, si parla delle vittime nelle correnti storiografiche. Cominciamo a vedere quello che la prima guerra mondiale ha comportato come vantaggi per il paese, e qua non sto parlando dell'elite, cioè della dirigenza politica che la guerra l'ha voluta, sto parlando del paese nel suo complesso. La guerra è, spiace ricordarlo perché può sembrare particolarmente antipatico, ma va detto, uno straordinario acceleratore di modernità per il giovane Stato italiano, ed è anche una straordinaria opportunità da un punto di vista politico. Grazie alla prima guerra mondiale, per la prima e per l'unica volta nella sua storia, l'Italia entra nel consesso delle grandi potenze. Nel 1919 a Parigi l'Italia siede nel club dei quattro grandi, è uno dei quattro paesi che è chiamato a ridisegnare la carta politica globale, a ridisegnare gli equilibri internazionali. Dopodiché questa occasione viene buttata via. Viene buttata via perché abbiamo una classe politica di incompetenti, viene buttata via perché abbiamo un cialtrone che si chiama Gabriele D'Annunzio che fa il populista ante litteram, viene buttata via perché abbiamo un'opinione pubblica isterica mobilitata da dei mass media a loro volta diretti da degli isterici incompetenti. Ma questo non nega il fatto che nel 1919 la fine della Grande Guerra, una Grande Guerra che l'Italia ha vinto, e mi prendo un minuto per smentire alcune simpatiche barzellette che girano sulla questione. No, l'Italia non ha vinto una barzelletta di battaglia nel 1918, no, l'Italia non ha semplicemente inseguito un esercito in fuga. I primi giorni della battaglia di Vittorio Veneto sono molto sanguinosi, perché i veterani dell'esercito austro-ungarico, cioè i veterani di un impero che non esiste più in quel momento, si battono con le unghie e con i denti sul Piave e sul Grappa. E i britannici, che tanto ci hanno richiamato sopra su questa faccenda, dovrebbero ricordarselo, visto che lasciano alcune migliaia di morti nel tentativo di passare il fiume e non ci riescono. L'Italia vince la Grande Guerra, annienta quello che è il suo tradizionale competitor nell'area geopolitica balcanico-danubiana, che è il teatro per eccellenza della penetrazione egemonica dello Stato italiano, ha una grandissima occasione, un'irripetibile occasione di politica internazionale, e ha anche l'occasione di valorizzare quello che è stato uno straordinario sforzo, una mobilitazione totale del paese. L'Italia passa da paese semi-rurale a paese industriale tra 1914 e 1918. Passa da paese praticamente per lei è più importante la posizione dell'Italia a livello mondiale che i 700.000 morti e poi tutti i feriti e i civili che vengono dopo. Quindi è un problema. Se non vogliamo essere anacronistici, è un problema di scelta. La mentalità che si usava all'epoca. Sì, ho capito. È un problema di scelta, chiaramente, no? Quindi dobbiamo scegliere. E allora mi viene in mente quello che stiamo vivendo in questo momento. Abbiamo un Covid e dobbiamo fare un lockdown per salvare delle persone. Forse stiamo sbagliando. Se entriamo nella logica
14 del 15, allora dice, vabbè, chi muore muore, chi vive vive, ma chi vive l'Italia avrà una posizione economica diversa. Mi pare che somiglia molto la vicenda che viviamo oggi come tipo di scelta. Poi se entriamo nel meccanismo della guerra, gli italiani si sono comportati benissimo, sono stati bravissimi, sono stati dei soldati al di sopra di quello che erano le aspettative dei generali, soprattutto di Cadorna che li disprezzava. Ma invece vediamo che siamo esseri umani, c'è una società, c'è uno Stato, ci sono delle decisioni da prendere e devo stabilire a priori se faccio, li mando allo sbaraglio, al grido costa più, le bombe costano più dei soldati, quindi mandiamo prima i soldati, poi se ci avanzano ci mandiamo anche, usiamo anche le armi. E allora, guardando al di là di quelli che sono i voli così dall'alto di una guerra che sicuramente è stata terribile e che ha però dimostrato che gli italiani sapevano fare il loro mestiere, ma ne valeva la pena? Lo sta chiedendo a me? Perché se lo sta chiedendo a me, la mia risposta è decisamente sì. Certo, sarebbe stato meglio farla condotta in modi meno illogici e da persone più competenti la guerra, su questo non c'è dubbio. Potremmo rivolgere la stessa domanda ad alcuni dei gruppi, che lo ripeto, erano sicuramente una minoranza, ma una minoranza molto decisa e rumorosa, che quella guerra l'avevano voluta a tutti i costi. E non sto parlando semplicemente dei gruppi di pressione, cioè delle lobby ovvie, gli irredentisti, cioè i movimenti che chiedevano l'annessione alla madrepatria nazionale a Trento e Trieste. Sto parlando anche di segmenti della società di cui noi ci dimentichiamo sempre, ma che vanno considerati. La guerra fu reclamata a gran voce fondamentalmente dalla parte giovane della generazione. I diciottenni e i ventenni, a differenza di quello che riteniamo oggi, non solo non erano contro il conflitto, ma lo reclamavano a gran voce, lo chiedevano. Dobbiamo smettere di ragionare sull'oggetto culturale guerra con il nostro sguardo di europei del XXI secolo, europei nati, formati dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, europei smilitarizzati culturalmente. La guerra fino alla metà del XX secolo non è un oggetto estraneo e un oggetto che fa paura, è qualcosa di inscritto nel DNA delle generazioni, è qualcosa di quotidianamente assunto come un orizzonte della vita e della morte, perché è la morte stessa che non fa paura, perché è iscritta nell'orizzonte sacrificale del cittadino. Ma se diciamo noi torniamo a vedere la prima guerra mondiale con gli occhi di noi europei, smilitarizzati, pacificati, che abbiamo visto cosa è successo dopo il 1945, non la capiremo mai. Ed è per questo che io continuo a dire che il paradigma delle vittime non ci fa fare un passo in avanti nella comprensione del 14. Riprendiamo l'argomento un po' più avanti. Modo di vedere la guerra un attimo. Con le lenti ti siede comodamente. Chiarissimo, professore, chiarissimo. C'era anche il professor Aisa che voleva intervenire sulla... Sì, su questa questione penso che le sensibilità odierne siano estremamente diverse dalle sensibilità dell'epoca. Basta vedere attualmente, come avete citato, la questione del Covid, il riempimento delle rianimazioni delle malattie infettive, l'allarme, quando all'epoca 100.000 persone, si calcola, 100.000 soldati sono morti nelle trincee per malattia. La visione di un paese incompiuto io la vedo ogni volta che guardo la cartina del 1915. Perché? Perché dai tempi di Roma, ma poi Roma si è espansa oltre le Alpi, ha sempre riconosciuto le Alpi come la propria barriera naturale di nazione, tant'è che è chiaro che abbiamo acquisito delle conquiste territoriali, non dimentichiamo che per 2 anni fino al 1920 gli italiani erano a Innsbruck, se ne sono andati successivamente, che hanno trovato una popolazione da sfamare, perché a quell'epoca eravamo
denutriti noi, ma erano molto denutriti gli imperi centrali. Siccome l'Inghilterra bloccava naturalmente i commerci marittimi, non potevano essere riforniti, per cui ci fu una denutrizione notevolissima. E quando a volte si parla del Veneto ci si dimentica che anche il ritardo industriale del Veneto ha avuto una sua causa in una situazione bellica in cui qui si è combattuto una prima guerra mondiale. Cioè, voglio dire, il Piave è a pochi chilometri da qua. Quando c'è stata l'enorme fuga degli sfollati, naturalmente sono sfollati perché hanno depredato tutto, perché erano anche loro in una situazione di gravissima carenza alimentare, ma soprattutto i 100.000 italiani morti di malattia erano patologie che, come il tifo, come il colera, come il tifo petecchiale, cioè i pidocchi succhiavano il sangue dei ratti, e nelle trincee naturalmente trasmettevano la rickettsiosi, il cosiddetto tifo petecchiale. A questo si unisca le malattie venere che naturalmente un esercito si porta dietro, perché avevamo un esercito di prostitute, e chiaramente dove le problematiche sessuali erano all'ordine del giorno. A ciò si aggiunga la denutrizione e la tubercolosi. Sul finire della guerra, nel 18, l'H1N1, quello che chiamiamo spagnola. Ma la chiamiamo spagnola perché gli spagnoli, che erano neutrali, non avevano timore di dire che c'era una situazione grave da un punto di vista epidemiologico, dove la gente moriva, mentre da noi, cioè in tutto il fronte, sia austro-ungarico, tedesco, che franco-italiano, inglese, era top secret parlare di questa patologia, perché si denunciava una malattia che era a favore del nemico, chiaramente. E questo fatto ha portato dopo alla sottovalutazione della sua diffusione epidemica, tant'è che poi ne parliamo un po' più avanti, certo, perché abbiamo un capitolo proprio, certo, su questo, certo, argomento. Adesso possiamo mandare. Dovremmo andare in pubblicità. Mandiamo il primo contributo che riguarda appunto l'incipit della prima guerra mondiale, appena finita la pubblicità. Facciamo la pubblicità e rientriamo. Dopo la pubblicità rientriamo con la... mettiamo il contributo.